prevenire il rischio alluvioni con il coinvolgimento delle popolazioni per reagire all'emergenza. È il progetto Life Primes che vede collaborare tre regioni, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, insieme all'Università Politecnica delle Marche. Con un finanziamento di 2 milioni e 3, di cui il 45% a carico dell'Unione Europea, il progetto è innovativo al servizio delle comunità locali e di durata triennale. È stato approvato nell'ambito delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e mira a ridurre i danni causati al territorio da eventi come piene, alluvioni e mareggiate. Senigallia e San Benedetto del Tronto sono le aree pilota individuate per le attività in programma nelle Marche. È un progetto importantissimo perché serve alla Regione Marche e alle altre regioni per cominciare a fare un'opera di sensibilizzazione e di preparazione anche dell'opinione pubblica rispetto ai rischi di calamità. Noi dobbiamo imparare a prevenire anziché curare anche rispetto alla questione delle alluvioni e alle questioni del dissesto idrogeologico. La protezione civile è il fiore all'occhiello del nostro paese, ha ricordato poi Sciapichetti. Questa iniziativa è utile anche per incrementare il dialogo e la collaborazione del sistema, necessari per rispondere adeguatamente alle richieste di sicurezza dei cittadini in caso di calamità.